Cari amiche e cari amici, benvenuti e benvenuta a questa nuova puntata di Artisti Contemporanei, la trasmissione organizzata e coordinata dal mitico Paolo Vassallo che porta nelle vostre case i più importanti protagonisti dell'arte contemporanea. Siamo qua in studio, come sempre, il sottoscritto Michele Franco, con la meravigliosa e sensibile presenza di Loredana Sileo, Grazie, Michele. con vicino alle opere dell'artista protagonista della puntata di oggi, Romina Dimitrio, dell'agenzia DS Management di Torino, e poi siamo in compagnia di un artista giovane che sta facendo un percorso molto interessante da alcuni anni, un po' una rappresentanza di tutti quei giovani artisti italiani che stanno affacciandosi sempre più prepotentemente, anche in un modo sempre più importante, all'attenzione sia del pubblico e soprattutto della critica. Benvenuto Andreas Bra-Perego. Salve. Allora, siamo qui con una bellissima puntata, siamo circondati dalle sue opere e noi diciamo subito due brevissime note che riguardano i suoi esordi. Intanto lei fa il liceo artistico da Bergamo, perché lei arriva da Bergamo in Torino, vero? Io arrivo in Torino da Bergamo dopo, diciamo, essere approdato in altri lidi in diverse città, sia in Italia che in Europa. La formazione mia è quella, diciamo, classica accademica, quindi liceo artistico e poi Accademia di Belle Arti a Brera. Io Come insegnanti importanti, ho no? avuto maestri del calibro di Gianfranco Bonetti, Fabio Maria Linari, quando facevo il liceo artistico, e Salvatore invece all'Accademia. Ho ricevuto comunque un'istruzione, una formazione classica. Ecco, e poi ci sono appunto, ci sono tanti viaggi che l'hanno subito messa in contatto con il mondo. I nostri telespettatori stanno già vedendo degli spicchi di angoli di città che lei ha avuto il piacere di visitare. E un po' queste città che hanno un po' percorso tutta la sua arte poetica attuale, che però parte sempre dalle città con l'esperienza giovanile anche di street art. Sì, diciamo che come tanti artisti della mia generazione ho iniziato il mio primo approccio, diciamo, con l'arte, con il colore, è stato attraverso i graffiti, attraverso l'utilizzo delle bombolette, come appunto già detto è successo per tanti artisti della mia generazione. Poi c'è chi ha continuato su quella strada, io personalmente ho preferito abbandonare quella strada dopo qualche anno per dedicarmi più nella pittura. Sì, per impegnarmi più nella pittura vera e propria. Rimangono Sì, rimangono delle tracce però di queste delle esperienze tracce che si possono passate. vedere ancora adesso nelle mie opere, con comunque sempre l'utilizzo delle bombolette spray, ovviamente non più sul muro, non più nell'utilizzo tradizionale classico del writing o della street art, ma con un uso più pittorico, mescolate alla pittura a olio, mescolate alla fotografia, al collage. Però sì, ancora rimangono le tracce appunto di questi miei inizi, di questi miei esordi. Diciamo che mi piace tenere sempre a mente da dove vengo e tutte le tecniche e le conoscenze che ho preso durante il mio percorso artistico. Loredana, vuoi cominciare anche tu già a entrare nel vivo della puntata con le tue bellissime sensazioni? Io più che altro, siccome lui ha viaggiato moltissimo in Messico, comunque sei stato anche a Londra, in Inghilterra, per cui Inghilterra. hai anche vissuto, ha Sì. vissuto anche, diciamo, in queste città. Che cosa l'ha ispirato? Perché sono delle opere appunto sempre molto architettoniche, con molto sociale, molte persone. Che cosa vuole rappresentare, nelle sue opere? Diciamo che fondamentalmente quello che mi interessa, dove mi interessa focalizzare l'attenzione, è lo stretto rapporto che intercorre tra la figura umana e l'ambiente urbano che la circonda, in cui l'uomo vive. E questo avviene in diversi modi, in un modo nelle vedute delle città, delle stazioni, in un altro modo nei ritratti fotografici, per esempio. Comunque sempre tendo a sottolineare appunto questa interazione che c'è tra uomo e ambiente. L'ambiente urbano sta un po' a simboleggiare quello che è il progresso, la contemporaneità, la frenesia, il movimento della società contemporanea, dove l'uomo viene a essere a volte un pezzo appunto dell'arredo urbano, diventa quasi un complemento dell'arredo urbano, e dove
la città, diciamo, che prende il sopravvento un po' sull'uomo. Ecco, beh, intanto c'è un grande impegno anche ad essere nella contemporaneità, nel senso che lei dice anche in un'intervista, narrare il presente, perché il compito di ogni artista è raccontare anche il presente, per tramandarlo ovviamente. Esatto, questa è una frase che è contenuta in un testo che io ho scritto diversi anni fa, quasi 10 anni fa, e appunto narrare il presente è o dovrebbe essere compito di ogni artista, questa è la frase precisa, perché comunque il luogo in cui viviamo e il tempo in cui viviamo devono per forza influenzare quello che è l'uomo, la persona, l'essere dell'uomo, e quindi ogni artista dovrebbe indagare appunto su questo aspetto, e l'artista stesso, in quanto comunque dotato, diciamo, di una sensibilità particolare, non può rimanere indifferente a questi fatti. Ecco, abbiamo delineato a grandi linee quello che è il pensiero dell'artista. Facciamo un breve passo indietro, siamo negli anni 2000 in cui lei inizia a fare le sue prime collettive e personali, quindi sono una quindicina d'anni che si è affacciato al pubblico, esponendosi con la sua poetica artistica, ricevendo ovviamente dei buonissimi riscontri. La Spezia, Milano, Roma, Genova, insomma, è stato il momento in cui si è rotto il ghiaccio. Sì. Ma, e siamo nel 2000, ma nel 2006 arriva un momento molto importante per la sua vita artistica anche. Allora, nel 2006, collaborando con un altro artista sempre bergamasco, che conosco da quando eravamo ragazzi praticamente, scuola insieme, accademia insieme, e abbiamo sempre lavorato insieme, ma diciamo che nel 2006 abbiamo iniziato a questo stretto rapporto di collaborazione che va avanti ancora adesso, che ha portato alla stesura appunto di questo libro, trattato, e alla nascita di quello che è Oro Coccoro. Ecco, Oro Coccoro. Oro Coccoro, che è l'unione delle parole oro, barocco e rococò, che vuole essere praticamente una ricerca di un nuovo stile espressivo teorizzato nelle 100 pagine del manifesto, che si chiama Il fantastico trattato sul movimento Oro Coccoro. E questa collaborazione va avanti ancora oggi. Durante gli anni è stato il trattato da noi scritto, mai pubblicato però, è stato fonte di ispirazione per altri artisti, e a un certo punto si è venuto a creare un vero e proprio movimento artistico che prendeva per lo più ispirazione dal futurismo, dove tanti artisti di diverse discipline, quindi non soltanto artisti visivi ma anche ad esempio musicisti, cuochi, attori di teatro, si impegnavano a portare avanti gli ideali contenuti nel manifesto, e questo avveniva non solo in Italia ma in diverse parti del mondo. Infatti abbiamo fatto eventi in Malesia, in Inghilterra, in Germania. Un manifesto programmatico di un'arte che tocca tutti e cinque i sensi, effettivamente. Esattamente, ecco, un po' come facevano i futuristi. È un po' come facevano i futuristi, difatti credo che tutti i nostri telespettatori stiano ammirando le sue opere. È evidente il momento futurista dentro le sue opere, è ovvio che ci stiamo rifacendo a quel movimento che, come dire, preconizzava la velocità, l'ardimento, le macchine, la città, e quindi questo dinamismo che ritroviamo potentissimo nelle opere di Andreas Braperego. Esatto. E questo richiamo anche a grandi stili del passato, no? Abbiamo detto prima l'Oro Coccoro. Esatto, diciamo che l'ispirazione futurista, non solo per Coccoro ma anche per me come artista singolo, secondo me è molto evidente nelle mie opere. Il movimento, non tanto, cioè i futuristi lo intendevano in modo leggermente diverso, loro analizzavano il movimento vero e proprio, più che il movimento direi il fermento, è quello che un po' comune alle mie opere e a quelle futuriste, non so se abbiamo presente, per esempio, sicuramente conoscerai La città che sale di, certo, Boccioni. Quindi, come, diciamo, scusi se la interrompo, come tipologia di pensiero ci rifacciamo al futurismo, non c'è la scomposizione dei piani futurista, perché c'è ovviamente un discorso molto più moderno e più contemporaneo nella gestione. Diciamo che la contemporaneità di adesso non è sicuramente la contemporaneità di allora, però il fatto di esaltare la contemporaneità, ecco quello appunto il fil rouge che c'è con il futurismo, diciamo. E questo è un altro dei dati importanti che vediamo. Noi siamo tornati da queste opere, sono quasi tutte londinesi, c'è stato un periodo londinese. C'è stato un periodo di 2 anni in cui sono stato in Inghilterra, prima a Ipswich e poi a Londra. Ho fatto alcune mostre lì.
e alcune di queste opere sono state realizzate lì, posso indicarle? Certo. Ad esempio questa, che è una veduta di Piccadilly Circus, mentre quell'altra là in basso non è stata realizzata a Londra, quella fa parte dell'ultimo ciclo di opere sulle stazioni che sto facendo, però proviene sempre da un'immagine scattata da me a Londra, quando vivevo a Londra, e fa parte in parte di quel periodo, insomma, viene, è frutto dell'esperienza di quel periodo. Quindi un periodo londinese, un periodo in Messico, testimonia di questo, quel bel ritratto di Frida Kahlo, dove poi i colori lì diventano molto espressionisti, molto forti, molto intensi, che è un'altra delle caratteristiche delle sue tele. Sì, diciamo che nel ritratto questa carica espressionista si nota di più, perché il ritratto, a differenza delle città, io personalmente lo intendo in maniera più introspettiva che descrittiva. Diciamo che la città vuole descrivere una situazione, anche dei concetti, ma soprattutto una situazione. Nel ritratto cerco di andare più a fondo in quello che è poi la mente e la natura umana. Ecco, e Loredana, hai qualcosa da aggiungere? Beh, hai più o meno toccato tutti i punti, appunto, anche sul Messico, che ha vissuto diversissimo tempo in Messico. Cosa l'ha ispirato principalmente il Messico, i colori, la natura, le persone? No, diciamo che l'esperienza in Messico è stata per certi versi positiva, per altri non tanto, nel senso che preferisco, cioè, l'Inghilterra, comunque l'Italia. Però mi è servito, sicuramente ha arricchito il mio bagaglio, sicuramente lì i colori totalmente diversi, si può vedere nel ritratto di Frida come comunque diventa più caldo il colore della veste, il colore della pelle. Però quel periodo lì mi ha fatto venire voglia di tornare ancora di più a indagare invece su questo discorso delle città e dell'urbanizzazione. Ecco, proprio riferendoci al ritratto di Frida Kahlo, per esempio, ma anche guardando le altre sue opere, è evidente l'aspetto drop, cioè questa colatura dei colori, il dropping, che è un'altra delle caratteristiche delle sue opere. Che è una delle tecniche che sono state teorizzate nel manifesto del 2006 di Rocco Coro, e che non fa altro che utilizzare l'errore, ma consapevolmente, con un mezzo, con un fine espressivo, quindi la colata di colore, piuttosto che magari la foto stampata un po' male, sono piccoli accorgimenti che inducono lo spettatore a chiedersi perché è stato fatto così. Una cosa che normalmente sarebbe sbagliata, però usata con consapevolezza, induce chi guarda l'opera a farsi delle domande e quindi ad andare più a fondo nel cercare di capire l'opera. Ecco, l'errore controllato. Esatto. Ecco, allora adesso possiamo anche vedere questo contrasto, no, che si sta creando fra quello che i nostri telespettatori stanno vedendo. Questa frenesia giocosa, gioiosa, energica delle città, unita a questa intensità anche drammatica dei ritratti. Questa differenza fra il pubblico e il privato, che forse rappresenta anche un po' un suo stato d'animo personale, o di tutti, no? Sì. Apparentemente siamo tutti grintosi, poi però a casa i problemi. È un po' come ho già detto prima, nel ritratto cerco di attuare un'indagine più introspettiva nell'animo umano, mentre invece la città è più una situazione descrittiva di quello che succede al di fuori nel mondo, quindi l'urbanizzazione, la frenesia. Nel ritratto tutto diventa un pochino più cupo, un pochino più serio, perché comunque se da una parte possiamo pensare il progresso, l'urbanizzazione, la velocità, il lavoro, poi però se guardiamo ogni singolo individuo, quando ci troviamo ognuno di fronte a se stesso, uno si fa delle domande e dice sì, va bene, però dove mi sta portando questa urbanizzazione, questo progresso, questa velocità? Quindi sono due aspetti molto diversi. Utilizzo sempre gli stessi elementi stilistici, ovviamente, sempre le colate, sempre il collage, sempre le cartine, le mappe per contestualizzare le opere, però sono anche allo stesso tempo molto diversi. Ok, e stanno quasi per arrivare i momenti di stacco pubblicitario. Vuoi, Loredana, dire qualcosa invece su questo evento al quale sta partecipando Andrea Sbraperego? Beh, so che appunto sta partecipando in questo nuovo evento, questa manifestazione prestigiosa che è appena nata qui nel Piemonte, che è quartierissimo, dove appunto voi artisti, anche
diciamo, sia emergenti, ma sì, ce ne sono anche alcuni che hanno già fatto un percorso anche di più, che stanno evolvendo in questa manifestazione molto prestigiosa. Direi di continuare anche tu questo argomento al riguardo, perché è una cosa molto molto bella. Sì, molto bella per tutto il territorio metropolitano. È partita dal centro città, quindi adesso siamo nei quartieri centro, coinvolge tanti locali belli, importanti, del centro torinese, anche che vengono più avanti. Sì, adesso cominciamo a stare su quello che il pubblico potrà vedere, certo. Più avanti anche le librerie, ma vengono abbinati a questi locali dei giovani artisti emergenti, persone che sono sul nostro territorio e che spesso non hanno ancora avuto la possibilità di farsi notare, e questo viene inserito all'interno di percorsi turistici, di modo che chi viene a fare il turista può entrare in un bel locale per consumare qualcosa, una cena, un pranzo, piuttosto che una bibita, e può essere attorniato dalle opere dell'artista che è stato sposato. Quindi seguite questo evento di anche quartierissimo. Anche perché fa una sorta di galleria, diciamo, il locale, l'ambiente, la location, che sia un bar di prestigio, che sia un bel ristorante, o più avanti ci saranno comunque delle altre location, diventa proprio uno spazio meraviglioso dove l'artista per un anno intero si sposa con il locale, per cui è una grande visibilità non indifferente per tutti coloro che si vogliono affacciare in questo ambito interessante. Allora, siamo quasi in chiusura di questa prima parte, perché stiamo per lanciare la pubblicità. Rimanete ovviamente in ascolto e guardateci nella seconda parte, parleremo meglio di Quartierissimo e Andrea Sbraperego, l'artista protagonista di questa puntata, ci racconterà in quali luoghi di Torino sta esponendo le sue belle opere. Quindi un minutino e risiamo con voi. Grazie. Ben ritornate e ritornati ad Artisti Contemporanei. Avevamo fatto la domanda ad Andrea Sbraperego, in quali luoghi sta esponendo in Torino attualmente? Allora, attualmente i quadri che sono qui esposti in studio in questo momento sono quasi tutti in esposizione al 5 Quarti Lounge Bar in via Garibaldi nel centro di Torino. E mentre prossimamente avrò un'opera in una collettiva in occasione della finale di Io Espongo, che è un concorso artistico che ormai è da parecchi anni qui a Torino, al Palazzo della Regione, nella sede dell'Assessorato alla Cultura. Mentre il 5 di maggio avrò una mostra personale con tutti gli ultimi lavori, questi sulle stazioni, e ci saranno anche delle vedute di Torino, una serie di vedute di Torino, all'Hotel Townhouse 70 in via 20 Settembre, sempre dietro Piazza Castello, in centro di Torino. Beh, un programma molto ricco, tutto concentrato oltretutto in poco tempo. In poco tempo, sì, calcolando che è da poco tempo che sono qui a Torino. 3 mesi, se non sbaglio, sì, giusto? Da gennaio, sì. Ha fatto un bel percorso? Sto facendo un bel percorso, sì, speriamo che le cose continuino così. Noi facciamo il tifo ed è per questo che ovviamente l'abbiamo invitato in puntata. E intanto, allora, andiamo di nuovo su queste opere. I grandi cicli che lei ha affrontato nell'arco degli anni sono stati le stazioni, le cioè città, questi luoghi non luoghi. Da prima le città in generale, le città, poi le stazioni e il ritratto. Diciamo che comunque sono dei soggetti figli dell'arte classica, comunque ritratto e paesaggio, poiché il paesaggio sia urbano piuttosto che naturalistico, però comunque sono soggetti figli della mia formazione classica, accademica. Diciamo che i tre grandi cicli sono questi. Sì, allora andiamo su questi particolari quadri che ci stanno in questo momento tenendo compagnia con questa bella energia. Noi vediamo che sono frutto di, abbiamo visto, no? Nei ritratti c'è un espressionismo, nei paesaggi, nella gente c'è una deformazione, no? Come anche nei ritratti, che si rifà a Munch, per esempio, a Van Gogh, a Bacon, no? A grandi artisti del passato. Abbiamo una tecnica che fa uso anche di fotografia, anche di collage, esatto. Perché noi vediamo che le persone camminano su queste mappe geografiche, esatto. Ognuno seguendo un suo sogno o una sua prigionia, perché poi quando andiamo nei luoghi non luoghi, noi vediamo che le architetture aperte, come diceva prima Loredana, delle grandi città, che sono un altro rimando al passato, improvvisamente diventano molto più claustrofobiche, più ristrette sul pubblico. Ecco,
Lei vive la città da protagonista, nel senso che è un giovane immerso nel mondo quotidiano. Non compare proprio mai la natura intesa come monti, torrenti, mari? No, non compare mai, perché io credo che ognuno deve cercare la propria ispirazione nei luoghi in cui riesce a sentirsi più a proprio agio. E qualcuno riesce di più nella natura. Io amo la città, amo respirare il senso di progresso, di urbanizzazione, di velocità, di contemporaneità che solo nelle grandi città si può respirare. Di conseguenza, nei soggetti dei miei quadri io ci metto la città, anche perché comunque, pur avendo girato tanto, avendo vissuto in tanti posti diversi, ho sempre vissuto in città. Sono nato in una città anche piccola come Bergamo, però poi ho sempre vissuto in città, Milano, Roma, Londra. Quindi diciamo che la città è preponderante. Bene. Loredana, abbiamo qualche stimolo particolare da mettere in campo? Sinceramente no, avete detto tutto quello che c'era da dire. Voglio dire, si vede chiaramente comunque appunto tutte le persone che camminano, magari stanno cercando un qualcosa, un qualcuno. Comunque una ricerca, c'è una ricerca in corso che fa parte comunque dell'umanità di ognuno di noi ed è improntata comunque sulla tela. Poi ovviamente l'artista ha un suo veicolo di rappresentazione di pensiero personale, al di là di quello che comunque può essere a occhio nudo. Sì, hai ragione. Diciamo che la ricerca è quella che, cioè, tutte le persone stanno cercando qualcosa sempre. Chi lo sa, cioè chi consapevolmente, chi in modo non consapevole, però diciamo che siamo tutti alla ricerca, soprattutto chi ha la fortuna di avere le doti per esprimere anche agli altri quello che prova, quello che sente, scrittori, artisti, musicisti, attori. Voi ne sapete qualcosa, no? Certo, ma una chicca volevo chiederle. So che lei ha scritto un libro. Sì. Ce ne vuole parlare? L'ho scritto a quattro mani, ho accennato qualcosa prima, a quattro mani con quest'altro artista che cito volentieri, Simone Torri, anch'essi bergamasco. Scusi se interrompo, c'erano anche due altre persone che avevano contribuito a questo primo manifesto, no? A questo primo manifesto. Che non ci sono più. Esatto. Diciamo che il manifesto è stato scritto da me e Simone, ma parte dal lavoro che noi facevamo da praticamente giovanissimi, da 18 anni, da quando avevamo 18 anni, diciamo dai 18 ai 25, con questi altri due ragazzi, un videomaker e un musicista, entrambi bergamaschi, purtroppo deceduti in giovane età per cause, incidenti stradali. E, per esempio, il drop viene dagli insegnamenti di uno di questi ragazzi, e altre cose provengono comunque, sono frutto delle collaborazioni che noi facevamo con questi ragazzi. E quindi diciamo che il primo manifesto Rococoro del 2006 è comunque il frutto di teorie di già, cioè di anni di lavoro precedente praticamente. Ma il suo libro di cosa parla? Ci vuole dire almeno 20 secondi? È un libro che parla di uno stile artistico, uno stile, una mentalità, dove praticamente ci sono racchiuse tutte le cose che poi si vedono nei miei dipinti, tante delle cose di cui abbiamo parlato adesso, il fatto della contemporaneità, dell'utilizzo dei mezzi del contemporaneo, il drop come tecnica, racchiude tutte queste cose insieme. Ed è anche bello questo continuo rapporto che l'artista Andreas Bra-Perego ha con il passato, perché in effetti è un uomo moderno, completamente calato nella vita quotidiana, frenetica della città. Nel contempo ha delle radici che portano lontano, c'è un grande rispetto anche per il passato, l'abbiamo sentito da queste parole, lo vediamo anche nelle opere in cui giganteggiano questi grandi palazzi storici, certo, che hanno visto passare generazioni di umanità dolente o frenetica e che lui rappresenta come umanità formica, no? Che corre verso qualcosa che dovrebbe essere l'appagamento della felicità. Certo. Che poi, quando alziamo il velo del privato e arriviamo al ritratto, ci accorgiamo viene fuori che il prezzo da pagare. Sì. No? Sì, comunque riferimento alla storia, per forza, nel senso che
un'altra delle frasi cardine, diciamo, del libro, del manifesto che io e Simone scrissimo nel 2006 è appunto guardare al futuro pur senza rinnegare il passato. Questo si può vedere anche nelle mie opere, nella tecnica che io utilizzo, perché comunque utilizzo una tecnica classica come la pittura a olio, la più classica delle tecniche, mescolata con tecniche moderne come la fotografia digitale, come lo spray, come le bombolette spray, e anche nei soggetti, comunque le grandi città intrise di storia con i loro monumenti, le loro piazze, luoghi che chi guarda l'opera conosce e riconosce, e magari alcuni si possono anche immedesimare totalmente nell'opera, magari essendo stati proprio in quel posto, proprio essendosi trovati in quella situazione. Quindi c'è anche questo legame con l'immediata riconoscibilità di un luogo. Sì. Il titolo del libro? Il fantastico trattato sul manifesto Rococoro. Allora, è un vero e proprio trattato di pittura. Dopo quello che ha detto il nostro artista, ospite assoluto di questa puntata, l'invito però è anche quello di andare a vedere allora le opere che riguardano anche Torino, per noi ovviamente che siamo qui, certo. Quindi ha portato ovviamente il suo apporto nella visione di diversi scorci di Torino, dove anche qui c'è questa umanità che certo. Si muove freneticamente. Ecco, molto bello questo concetto delle carte geografiche che diventano quasi uno specchio metafisico sul quale si muovono le persone, di colpo si sospende tutto in un'altra realtà, un'altra dimensione. Sì, diciamo che quello è un luogo ben preciso, però potrebbero essere tanti luoghi, e la cartina serve da un lato a contestualizzare il luogo dell'opera, dall'altro lato far capire invece la globalità di quello che può essere un luogo di una città o un luogo di passaggio come una stazione, un aeroporto. Quindi i luoghi di passaggio, i luoghi non luoghi, esatto. Che di per sé sono estranianti e sono diventati un particolare soggetto da studiare nella sua poetica artistica. Beh, non sono il primo, è una sfida, né l'ultimo. Certo. No, Marc Auger ha fatto scuola. Sì, è una sfida interessante, soprattutto perché questi luoghi sono veramente non luoghi per tante persone. Io mi sono accorto, quando la gente guarda i miei dipinti, che una piazza o un monumento di una grande città è immediatamente riconoscibile, una stazione è difficile che qualcuno la riconosca, anche magari essendoci passato, però è difficile che le persone si fermino a guardarla, è proprio un non luogo. Questa è di Berlino, giusto? Quella è di Berlino, l'ha vista tantissima gente che c'è passata, che è stata a Berlino, ma non si riconosce, perché comunque tu lì ci passi e basta. È un po' quella ricerca di un qualcosa che dicevamo prima, che alcuni lo sanno cos'è, altri no. La consapevolezza. Esatto. La consapevolezza di trovarsi in un luogo e viverlo, e ci sono dei luoghi invece che sono veramente di passaggio. Ecco, abbiamo parlato brevemente dell'esperienza messicana, che ha influito in qualche modo, comunque qualche segno l'ha lasciato anche nella pittura di oggi. Sì, l'ha lasciato nell'utilizzo del colore, di un differente utilizzo del colore, l'ha lasciato perché comunque ho vissuto una realtà. È importante conoscere un po' di tutto, no? Uno conosce e poi può scegliere se ti piace oppure no. Secondo me la cosa più importante che ha lasciato il Messico è stato che sono venuto a conoscenza di una realtà che mi ha portato ancora di più, che mi ha spinto ancora di più a voler indagare invece proprio questa cosa delle città, dell'urbanizzazione. Anche Londra non era da meno, giusto? Londra ha influito molto di più, perché Londra è stato, diciamo, il primo posto dove io mi sono davvero confrontato con una megalopoli, con 15 linee metropolitane, con la gente che davvero si passa in parte, si tocca senza neanche guardarsi continuamente tutto il giorno. E forse è lì che veramente ho capito dove sarei voluto andare a porre maggiormente la mia attenzione nelle mie opere future. Un grande salto da Bergamo. Ecco, tutte queste opere che sono variopinte, hanno delle cromie, delle gamme di cromie molto estese, molto particolari, in realtà tecnicamente partono da pochissimi tubetti. Lei usa ancora un certo modo di fare i colori.
Sì, diciamo che è un po' il modo degli impressionisti dove il colore si mescola direttamente sulla tela. Mescolo poco sulla tavolozza, anche se uso la tavolozza, ma preferisco mescolare il colore direttamente sulla tela in maniera molto spontanea e veloce. Partendo appunto da pochi tubetti, quindi Partendo da grande poche capacità di tonalità. gestire la mescolanza di colori. E un altro richiamo con la bella arte del passato, no? Direi. Certo. Allora, io leggo brevemente le opere che Andrea Sbrapergo, le mostre che Andrea Sbrapergo ha fatto e in pochi anni ha esposto in tanti luoghi importanti, abbiamo detto in tutta Italia. Londra, Milano, Berlino, Venezia, Cancun, Kuala Lumpur. Tra le mostre più importanti, recentissime, da citare nel 2014 a Londra alla BCI Architect High Gallery, poi a Kuala Lumpur, a Milano alla 77 Art Gallery e a Cancun Galleria Louise Sottil. Nel 2015 a Berlino, Werkkunst Gallery e Venezia presso il JW Marriott Hotel. Insomma, direi che in 2 anni, e poi con questo 2016 ben cominciato, c'è stata una bella esposizione al pubblico delle sue opere. Sì, diciamo che sia in Italia che fuori, insomma, ci sono state delle tappe importanti, importante la mostra a Berlino, importanti quelle a Londra, lì ne abbiamo citata una sola, ma sono state di più. Se vuole dirci qualcuno in più, ce lo Certo. dica, perché noi abbiamo Ma ho messo qualcuno. esposto alla Hyde Gallery, ho esposto alla Gallery on the Corner, sempre nel centro di Londra, ho esposto alla BCA che è quella citata. Ho esposto in un evento organizzato sempre con il movimento Rococoro, in contemporanea allo stesso giorno. Era un evento food e pittura, tre ristoranti italiani, uno in Malesia, uno a Londra e uno in Italia. Stesso giorno, tre artisti italiani, stesse ricette cucinate in tutti e tre i ristoranti, preparate dallo chef Rococoro Con italiano. voi che avete preso gli aerei e siete saltati da una mostra all'altra? No. No, Purtroppo quello non è perché il stato possibile. dinamismo C'era ha anche dei un limiti. collegamento via Skype, c'era un collegamento in semi diretta via Skype, perché poi con la Malesia ci sono 6-7 ore di fuso orario, però l'aereo purtroppo non è In stato. Messico hai esposto? Anche in Messico, alla Galleria Luis Sottil a Cancun, sì, e Sì. poi diverse mostre in Italia, Roma. Venezia, Roma più in passato, diciamo. E qui abbiamo Loredana che tra le mani ha un paio di cataloghi di collettive dove ci sono delle opere di Andrea Sbrapergo. Qui Esatto. abbiamo quale paesaggio? Tra Ecco, Falcarsuera e Londra. lei magari apre questo, io apro questo, così li facciamo vedere al regista. Trafalgar Square da questa parte qui. Trafalgar Square, mentre quello è un ritratto fotografico della serie Urban Landscape, che è una cosa di cui non abbiamo parlato prima, tra Ma l'altro. lo diciamo perché è un altro dei suoi cicli È che un i nostri altro dei spettatori stanno cicli, vedendo. esatto, dove praticamente l'uomo in questo caso si fonde con la città. Abbiamo visto prima da una parte la città prendere il sopravvento, dall'altra parte la figura uomo prendere il sopravvento con il ritratto. In questo ciclo le due cose si fondono perfettamente, venendosi a costruire l'una con l'altra, diciamo. Proprio come l'uomo costruisce la città forma invece quello che è l'uomo. Ecco, questa continua dicotomia, anche incontro-scontro, dove a volte prevale la figura umana, a volte Molto. prevale la città, ma dove una non esisterebbe Senza senza l'altra, l'altro. esattamente. E quindi questa è poi la struttura portante del suo Esattamente. messaggio artistico di questo periodo. Poi chissà dove ci porterà con la sua arte Andrea Sbrapergo nei prossimi anni. Beh, sarà sicuramente man mano evolverà come ogni artista, per Magari ci cui rivedremo qui beh, tra ben qualche anno. volentieri, ben volentieri. Certo. Siamo arrivati quasi Quasi alla fine. Allora, ogni artista purtroppo. lancia dei ponti in effetti di comunicazione col futuro. Andrea Sbrapergo in questa puntata, insieme alla meravigliosa presenza di Loredana Troppo Sileo, buono, insieme Michele. alla bellissima presenza di Romina Dimitriu, insieme al sottoscritto, abbiamo fatto un viaggio di contemporaneità che però è lanciata come documento del futuro, per quello che è la visione di questo artista, di questo giovane artista, nella città odierna, nel clima odierno, dove apparentemente c'è una grande confusione, ma dove da questa grande confusione, da queste grandi folle che si muovono, qualcosa di positivo emerge, perché lo lasciamo un messaggio positivo, vero? Certo, il messaggio positivo è che ognuno è libero di scegliere se diventare, diciamo, parte non attiva di questa contemporaneità, di questa frenesia, oppure
se esserne parte attiva, quindi utilizzare a proprio piacimento e per riuscire nei propri intenti tutte le qualità, diciamo, le possibilità tecniche che il contemporaneo, la società contemporanea ci offre. Benissimo, grazie per questa ultima testimonianza. Noi chiudiamo quest'altra bella puntata di Artisti Contemporanei e vi diamo appuntamento per ancora una volta stupirci con l'arte alla prossima puntata. Grazie davvero a tutte e a tutti.